Salve a tutti carissimi amici di Casaviani. Oggi siamo nella bellissima Val d'Elsa, nel comune di Certaldo, e siamo con degli amici e in particolare con un grande amico, il nostro amico Tomek. Il nostro amico Tomek che ci Ciao. Saluta. Oggi ci illustrerà la sua bellissima Fiat 125 polacca. Eccola qua, ve la faccio vedere. Bellissima. E adesso Tomek ci racconterà un po' tutto. Innanzitutto di che anno è? Questo è anno 81, una macchina prodotta in Polonia con la licenza Fiat, che da noi si chiamava Polski Fiat, un motore 1500 e questo c'ha impianto GPL che con un serbatoio di 120 litri e traina una roulotte polacca che si chiama Niewiadów. Bella. Che è molto resistente e concetto parte dagli anni 70 e proprio tutti i polacchi durante il comunismo andavano in vacanza con queste roulotte che anche adesso che sono abbandonate nelle campagne proprio le puoi sempre recuperare perché come sono le barche è vetroresina, quindi certo. la puoi sempre insomma riaggiustare. Certo. E intanto andiamo a vedere la macchina, la vediamo anche all'interno, andiamo al lato guida, intanto Tomek ce la illustrerà, guardate in piena estate, gira anche con gli sci, è una cosa molto originale, e l'interno ragazzi fantastico perché come vedete all'interno tutti tigrati. E poi sono vetri molto elettrici, questa qua ha un po' di modifiche, quindi c'ha la chiusura centralizzata, no? I vetri elettrici, no? Sì, fantastico. Poi c'ha una extra ventola per quando si scalda il motore, perché quando fa passi grossi, grosse altezze, certo. Proprio questa, vi faccio vedere il motore che è tutto... Certo, sì. Con le chiavi e cacciaviti sempre a portata di mano, certo. Perché non si sa ecco mai. Ecco la cassetta degli attrezzi sempre a disposizione, come vedete. Sì. E poi il bagagliaio è pieno, tutto pieno di ricambi nuovi, proprio. Hai un'officina praticamente sempre dietro a disposizione. Sì, perché se hai un gruppo di amici, certo. ognuno mette, insomma, sa fare qualcosa. E qua apro il. Guardate gli interni, ragazzi, tigrati. Ecco qua, qui l'officina mobile. C'è l'officina mobile del nostro c'è Tomek. Sempre cassetta degli attrezzi. Vedi come vedete è proprio tutto nuovo che cerchiamo sempre su internet pezzi nuovi, no? C'è praticamente non manca niente, cioè siamo certo. Pronti proprio per tutti gli inconvenienti e tutte le necessità, qualsiasi, certamente. Qualsiasi viaggio, sì. E lì c'è bombolone, certo. 120. Qui vediamo l'antenna del baracchino, nel paraurti, vero? L'antenna del baracchino. Sì, c'è baracchino. Il gancio di traino. Tra l'altro la vedo piuttosto alta, hai alzato le sospensioni. Sì, in questa... le balestre sono rinforzate, che di solito viaggiamo in 4-5 persone. Certo. Fantastica, ragazzi, fantastica. E... la vediamo anche da questo lato, comunque davvero un'auto spettacolare e con questo ragazzi da questa bellissima auto, questa bellissima 125 dall'amico Tomek che ce l'ha illustrata. Oh, c'è anche semiasse. C'è anche semiasse, il nostro Tomek ce lo mostra, fantastico. Da questa bellissima campagna toscana, dalla Val d'Elsa, io e Alberto vi salutiamo. Ciao a tutti dalla campagna toscana, da Tomek, ciao a tutti dalla vecchia Joe.